Mandala! In cui si obbliga il lavoratore a mangiare quella minestra o saltare quella finestra, ritorneremo a uno stato feudale dove un sistema padronale considera il lavoratore come una parte integrante della sua fabbrica da usare e gettare. Per questa ragione l'Italia dei Valori si batte dentro le istituzioni e nella piazza affinché questo protocollo criminale non diventi un messaggio da utilizzare in tutta Italia, affinché qui si stabilisca la frontiera, la linea Maginot fra i diritti civili, la difesa della Costituzione e il ritorno ad un modello fascista, piduista e anche padronale di governo della cosa pubblica. Qual è la proposta dell'Italia dei Valori? Gli operai. L'Italia dei Valori ripete oggi e ripeterà sempre che il progetto industriale di una fabbrica deve rispettare e mettere al primo posto i diritti fondamentali del lavoratore, perché il lavoratore non è una cosa del padrone, ma è una parte integrante di un processo che aiuta l'economia italiana, e per questa ragione il governo italiano, che finora è latitante, deve occuparsi di dare sistemi di incentivi e di interventi che mettono il lavoratore in condizione di non dover subire il ricatto. È il ricatto quello che trasforma il cittadino in suddito. Che cosa ha detto agli operai, visto che ha sfilato insieme a loro per le vie di Napoli? L'Italia dei Valori dal primo giorno è vicino alla classe operaia, non per motivi ideologici, perché noi siamo vicini anche alla classe imprenditoriale che paga le tasse, che rispetta i diritti del lavoro e che tratta l'operaio come se fosse parte integrante dell'impresa e non come se fosse un merce da usare e gettare. Per questa ragione noi siamo qui insieme ai lavoratori oggi di Pomigliano, ma oggi di tutta Italia, perché questa pratica da domani rischia di espandersi in maniera così deleteria da far diventare il nostro paese una nuova rottura del patto sociale. Avremo pochi troppo ricchi e troppi troppo poveri. Qui non si tratta, faccio un appello, non confondete l'azione dell'Italia dei Valori come un'azione post-comunista. Stiamo leggendo il Vangelo, Gesù Cristo ci ha insegnato e ci deve insegnare che bisogna difendere la classe sociale più debole, il più forte, il più potente. C'ha sempre un medico che l'assiste, c'ha sempre una scuola privata dove portare i figli, c'ha sempre una barca che l'aspetta al molo. È il più debole che non ha strumenti sociali per difendersi. L'Italia dei Valori ha presentato una contromanovra, peraltro di 64 miliardi, non di 30 miliardi, proprio per dimostrare che c'è spazio per trovare i soldi senza prendere ai più deboli. Questa manovra economica governativa toglie agli onesti e dai disonesti, toglie alle persone deboli e li dà a quelli forti, crea una piccola classe potentissima e ricchissima e tanti senza possibilità di arrivare a fine mese. Eliminassero le province, eliminassero quella miriade di enti inutili che portano solo spreco, e li facessero pagare almeno un addizionale di un ulteriore 7,5-8% a quegli evasori che hanno fatto lo scudo fiscale, sequestrassero i beni a tutti coloro che non pagano le tasse, sequestrassero i beni a tutti quei corrotti e corruttori che si sono dimostrati essere presenti in questo paese, e intervenissero su tutte quelle consulenze, quegli incarichi a IOSE che sono stati dati, ma andare a intervenire proprio sugli operai, sui precari, sul mondo della scuola. A noi sembra che ci sia una forzatura proprio piduista, fascista, di una classe dirigente che vuole piegare l'ultima resistenza. Ed allora questa manifestazione di oggi deve essere non il primo giorno dell'estate, ma il primo giorno di una nuova primavera.